Benvenuti nella video rubrica Rimbambire bambini con la tecnologia. Allora, la settimana scorsa ci siamo domandati se la tecnologia, oltre ad essere molto attraente per noi e per i nostri figli, faccia bene o faccia male. Non ci siamo dati una risposta in realtà, ma abbiamo capito che si tratta di uno strumento e quindi come tale va trattato e va studiato soprattutto e va insegnato ai figli. Oggi invece voglio raccontarvi una cosa che mi è successa di recente con mio secondo figlio, con Riccardo. Come tutte le persone abbiamo paura di ciò che non conosciamo, no? Ricordo ancora come fosse ieri l'esame di maturità. Mamma mia, sono passati 10 anni, sono un vecchio di merda. Quindi, vabbè, la paura dell'esame di maturità, no? Avevo paura perché fondamentalmente non sapevo che cosa mi aspettasse, no? Che cosa sarebbe capitato. Ma alla fine si è rivelato essere molto più semplice e tranquillo di quanto non me lo fossi immaginato. La tecnologia ci spaventa perché non la conosciamo. Non conosciamo le opportunità che offre e temiamo i pericoli, no? Che possono nascondersi. E forse a volte li abbiamo anche un po' mitizzati, no? O accentuati, come ho fatto io, ovviamente, no? Durante l'esame della maturità, anzi nei giorni precedenti. Non la conosciamo e quindi ci nascondiamo dietro un fa male, basta, appunto, fa male. E che questo ci lava la coscienza, no? Anzi, addirittura non fa male, punto. Fa male i nostri figli, perché noi invece non ci preoccupiamo tanto di sta roba, visto che la utilizziamo in continuazione senza minimo ritegno, tra l'altro, a volte, anche con un pizzico di maleducazione. Io per primo, tra l'altro, qualche settimana fa, mi ricordo ero su un Frecciarossa che stavo parlando in chat con una ragazzina che aveva commentato la mia story su Instagram, dove avevo fatto un sondaggio, quel liceo che, non so se ti ricordi, quel liceo che aveva deciso di vietare lo smartphone in classe, avevo fatto questo sondaggio su Instagram. E a un certo punto mi sono accorto che ero talmente preso dal parlare con questa ragazzina che non mi ero accorto che a fianco a me erano arrivate altre 3 persone che non avevo minimamente considerato. Ovviamente era più facile chattare con questa ragazza no, invece che fare lo sforzo della conversazione con degli sconosciuti. Peraltro avevo anche una buona scusa, diciamo, siccome la discussione in chat era interessante, no? Era costruttiva. Però appena mi sono accorto di questa cosa, ho rimandato alla sera quel dialogo in chat e mi sono messo a scambiare 2 parole con queste persone, no? Tra l'altro con una in particolare ne è nato anche poi fuori un dialogo interessante. Ero lì col me che stavo montando una fiaba e quindi mi ha chiesto, insomma, abbiamo chiacchierato un po' anche di questa cosa delle fiabe. E è stato piacevole, no? Comunque, a parte questo piccolo esempio, la tecnologia ci spaventa perché non la conosciamo. E ci spaventa anche perché il cervello dei nostri figli sta cambiando talmente velocemente, proprio anche appunto dalla tecnologia, come diciamo la volta scorsa, che sono più bravi di noi, no? In queste cose. E questo ci terrorizza. È un po' il principio del complesso di Edipo. Abbiamo paura di perdere il confronto con loro, per cui gli evitiamo di usare la tecnologia, per paura che continuino a migliorare sempre di più e diventino ancora più bravi di noi, no? Oppure lasciamo che la usino senza limiti, però senza cimentarci con loro, dato la partita già per persa, no? Dicendo, vabbè, tanto sono più bravi di noi. Perché imparare a usarla ovviamente costa più fatica. Questo perché per noi imparare l'uso della tecnologia, no? Adattarci a questo nuovo mondo tecnologico è stato difficilissimo, no? Perché noi ci siamo visti imporre la tecnologia dal mondo del lavoro, no? Io stesso, che sono un po' una generazione a cavallo, diciamo, faccio una gran fatica a volte, no? Quando un programma cambia l'interfaccia, oppure se devo imparare ad usare un nuovo programma, no? Cioè, ogni volta è un dramma. Per i nativi digitali invece è una cosa molto più naturale. Comunque, vabbè, tornando a che cosa mi è successo con mio figlio Riccardo. Allora, lui adesso ha 3 anni ed è in piena fase di attrazione, no? Verso la mamma e ricerca questo rapporto esclusivo con lei, no? Quindi quando io l'abbraccio, viene lì, cerca di dividerci, no? Oppure quando mia moglie ha latte di Letta, che la latta ancora, dice che anche lui vuole il latte della mamma, no? Vuole il latte della tetta. Lui spesso parla della morte, dice a mia moglie buttarsi la finestra, insomma, poi lo dice sempre scherzando, però... E questi sono esattamente i comportamenti che spiega Freud nel complesso di Edipo, no? Gli stessi che abbiamo noi nei loro confronti per paura che diventino più bravi di noi. Con i miei figli ho proprio notato, no? Che loro hanno bisogno che noi giochiamo con loro, anche i videogiochi o facendo le cose, diciamo, facendo con lo smartphone le cose da grandi, ok? E non solo con lo smartphone, ad esempio i miei figli mi chiedono sempre di poter cucinare insieme o di pulire a casa con noi o aggiustare le cose rotte, insomma mi chiedono di fare tutte quelle cose che vedono fare a me e mia moglie a casa fondamentalmente, ok? Tra cui peraltro usare la tecnologia. Chi guarda abitualmente le mie storie su Instagram vede molto spesso che io cucino con i miei figli, che puliamo casa insieme, eccetera, facciamo tutte queste cose. Non hanno bisogno che noi gli vietiamo la tecnologia e neanche che gliela lasciamo senza limiti, no? Senza giocarci con loro, così come non hanno bisogno che gli vietiamo di aiutarci in cucina o che peggio ancora che gli mettiamo a cucinare da soli a 5 anni, no? Pensa come si sentirebbe tuo figlio piccolo se fosse lasciato da solo in cucina a dover cucinare, cioè non reggerebbe mica questo peso. Lasciarlo da solo con la tecnologia non è tanto diverso. Hanno bisogno che noi giochiamo con loro, che facciamo con loro e soprattutto
fino a una certa età soprattutto, hanno bisogno di non riuscire a batterci perché devono vedere nei genitori una figura di riferimento, no? Devono avere lo stimolo a crescere per diventare come noi. Ma se noi non impariamo ad usare la tecnologia e i videogiochi anche, i nostri figli ci batteranno troppo presto e questo per loro sarà un piccolo dramma, perché gli mancherà quella figura di riferimento in questo specifico ambito, chiaramente non in generale, per fortuna. Ma per poter giocare insieme a tuo figlio e batterlo soprattutto serve studio, serve allenamento, serve impegno, insomma, e quindi la prossima settimana il titolo del video sarà "Ci vuole un fisico bestiale". Sì! Seguite questa pagina, se no papà mi sculaccia come una farfalla nel culetto. Ma mi piace questa cosa. Noi l'abbiamo fatto per farvi vedere come si fa.